Loro sono Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, sempre più sincronizzate a bordo vasca. È andato a trovarle la voce dei tuffi, Stefano Bizzotto. Fa un certo effetto, inutile negarlo, il sincro di Maya e Ludovica, meno di 5 anni in due, con le loro mamme, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, ad aspettarle in acqua a braccia aperte. Mettiamoci pure i nonni a bordo vasca. Nel caso della famiglia Cagnotto fanno 50 anni e più di tuffi in un interno, quello della piscina coperta di Bolzano. La piscina, per intenderci, nella quale hanno costruito il loro mito Klaus Di Biasi e lo stesso Giorgio Cagnotto. Insomma, tanta storia, dal bianco-nero al colore. L'attualità racconta di due giovani madri a caccia di una qualificazione olimpica che avrebbe del clamoroso. Avevano lasciato dopo l'argento di Rio, ci hanno ripensato ed eccole qui. Rispetto a prima, la differenza la fanno loro, Maya e Ludovica. Oggi la vedevo che mentre ero in aria la guardavo, che era lì che salutava, le piaceva tantissimo. E poi a casa lo rifà dal divano, quindi è bello insomma vederla lì. Beh, è bellissimo quando viene a vedermi, è bello vederla in acqua, ha proprio una passione e quasi una stima anche a vedere la mamma che fa queste cose, quindi è proprio benzina e energia. Ludovica ha 8 mesi in più, che a questa età non sono pochi. Lei comincia ad emulare la mamma in palestra per poi, una volta in piscina, improvvisare un sincro con lei. La sensazione è che sia solo questione di tempo e anche Maya farà altrettanto. Non ho più pressioni perché la medaglia olimpica ce l'ho. Ho una figlia, quindi i tuffi sono passati in secondo piano e mi è rimasto, diciamo, la passione, la voglia comunque di rimettermi in gioco, però senza quel a tutti i costi. Cioè, se va, sono felicissima. Se non riusciamo, rimaniamo a 5 Olimpiadi, che va comunque bene. Il tuo fisico ogni tanto manda segnali della serie cosa pretendi da me? Purtroppo sì, e adesso sto imparando ad ascoltarlo, quindi appena sento il minimo acciacco mi fermo e sto molto attenta, insomma, a questi segnali che mi manda. È una macchina che ormai è rimasta ferma da tempo, uno va giù in garage, mette la chiave, però si accorge che ci sono le gomme sgonfie, e bisogna cambiare l'olio e quindi bisogna rimetterle in sesto. E diciamo che quello che hanno fatto finora non se lo sono dimenticati, perché è un po' come andare in bicicletta, però il motore gli va rimesso i cavalli che avevano prima. Le prime gare di qualificazione nazionale a febbraio, 3 prove, dovranno far meglio di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Lo step successivo sarà la Coppa del Mondo di aprile, in palio gli ultimi 4 posti per la finale olimpica. Ci sarà tempo per ridare giri al motore. Intanto quello di Tania e Francesca è un messaggio rivolto a tutte le mamme. Sicuramente diventare mamme non preclude niente nella vita, sicuramente l'organizzazione è diversa, però bisogna impegnarsi e cercare di fare le cose che ci piacciono, le passioni. Devo dire che le mamme hanno tante energie in più, perché io non mi sarei mai immaginata di riuscire a fare tutte queste cose da mamma, quindi i bimbi danno un'energia nascosta pazzesca. I tuoi genitori hanno provato a farti scegliere altre strade quando eri bambina, tu con Maya cosa farai? Non lo so, posso pensarci ancora un po', se sarà proprio che segue, che avrà una carriera così, mi viene già un po' il magone adesso ad affrontare tutto lo stress, però dai, vediamo, ancora un po' di tempo.